Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Dopo un bel po', ragazzi, ho deciso di portarvi questo vlog per spezzare un po' i video dei liquidi che state vedendo. Uno per spiegarvi come mai non sono più arrivati i video degli atomizzatori che ho unboxato. E due, perché vorrei parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore e voglio fare una sorta di esperimento su questo canale, ragazzi, per vedere quanti di voi sarebbero interessati all'argomento. Ormai di sicuro l'avrete letto dal titolo ed è sapere quanti di voi sono appassionati o interessati all'argomento dell'informatica per quanto riguarda soprattutto componenti, ragazzi, componenti hardware che servono per andare ad assemblare un computer, ma in generale potremmo parlare di un sacco di cose che mi piacciono veramente molto e non vi ho mai detto perché comunque anche prima eravamo in pochi e adesso che siamo un po' di più posso iniziare a buttare l'argomento e vedere quanti di voi sarebbero interessati ogni tanto appunto a parlare un po' di informatica, però ripeto, intesa soprattutto come componentistica, prezzi, prestazioni, benchmark, eccetera. Allora, ragazzi, con calma, partiamo dal primo argomento di oggi, che è come mai non avete più visto quei famosi atomizzatori che mancano all'appello. Allora, sostanzialmente perché in questo momento sto facendo diverse cose, c'è di mezzo appunto anche il secondo argomento. Sto cercando di fare qualche soldo anche assemblando e vendendo computer usati. In base alle componenti che ho già a casa, ordino dei pezzi usati, cerco di assemblare e tirarci fuori il meglio possibile e poi lo vendo. Questo perché ho bisogno ovviamente di fare un po' di soldi e finché non arriva un lavoro, ragazzi, che sto cercando, tra l'altro, quindi anche quello mi occupa del tempo. Vado a cercare di tirare su qualcosina così per tirare avanti, ragazzi. Quindi questo è anche il perché ho voluto adesso tirare fuori questo argomento, perché siccome fa veramente tanto parte delle mie giornate, specie ultimamente. Se volete posso portarvi, che ne so, le configurazioni che faccio, i test, eccetera, sempre inteso come ogni tanto, ragazzi, quando ho le cose per le mani, quando non ho altre cose da recensire che magari mi sono anche state mandate e quindi ovviamente hanno la precedenza. Se volete, se siete interessati, vi do qualche consiglio, qualche trucco e qualcosina per andare magari o a tirare i vostri componenti, per cercare di dargli un po' di tempo in più, oppure anche come assemblarsi dei PC magari economici su tutte le fasce di prezzo per andare a fare un po' di tutto, ragazzi. Questo è quello che faccio ultimamente per andare a tirare su qualche soldo. E come mai non avete più visto i video degli atomizzatori? Semplice, ragazzi, perché voglio fare le cose fatte bene, arriveranno prima o dopo, però ho voluto dare precedenza ai liquidi, uno perché me li hanno mandati e quindi li devo recensire. E due, proprio perché voglio fare delle recensioni ben fatte, mi serve del tempo, ragazzi. Adesso che sto facendo tutte queste cose qui, mi viene facile e veloce, tra virgolette, fare la recensione dei liquidi, un po' meno fare una bella recensione completa di un atomizzatore che richiede, sappiamo, del tempo. Quindi adesso devo finire tutto il giro dei liquidi, che sono ancora una marea, ragazzi. Però magari per spezzare farò qualche vlog. Se riesco a inserire anche il video dell'atomizzatore, volentieri. Se riesco a strappolarmi un po' di tempo per andare, diciamo, a studiare, tra virgolette, gli atomizzatori che mancano, o l'atomizzatore in questione per portarvelo. Quindi adesso vedrò un attimo se c'è un po' di tempo. Ed anche, ripeto, se volete, adesso entriamo sul secondo punto di oggi, vi porto un po' delle cose che sto facendo, ovvero l'assemblaggio di computer con componenti usati, un po' di tips, tra virgolette, trucchi per overclockare i vostri componenti, magari in sicurezza. Overclockare, per chi non lo sapesse, vuol dire spingere i vostri componenti un po' di più di quello che la casa madre implementa di stock sui vostri, appunto, componenti e magari tirarci fuori un pizzico, perché non è mai chissà che cosa, ma un pizzico di performance in più. Ragazzi, adesso ve lo faccio vedere, scusate il casino. Quello è il PC che ho assemblato e che in questi giorni sto un attimo testando. Sto cercando un attimo, tra virgolette, di tirare un pochettino per andarlo a vendere. E niente, ragazzi, fatemi sapere se magari ogni tanto vorreste vedere anche un video di questo tipo, perché sarei parecchio avvezzo a questo mondo e prima dello svappo mi occupavo di questo proprio a tempo pieno, quindi so di cosa sto parlando. Non sono chiaramente un dio, non è che so tutto, però me la cavo e quindi si può tirar fuori dei bei discorsi se foste interessati. Quindi, ragazzi, ricapitolando, adesso vedrò di strappolarmi un po' di tempo anche per andare a spezzare la monotonia di liquidi, 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 sempre liquidi. E in base a quello che mi commenterete sotto questo video, vedrò di regolarmi di conseguenza e magari portarvi anche qualche video, tra virgolette, informatico. Dico tra virgolette perché vi parlo più che altro delle componenti, di come spingerle. Il che sì, è anche abbastanza software, perché chiaramente si sta parlando di spingere il componente, ma non è che è una cosa meccanica, lo si fa con il software. È sempre ammesso che sia possibile, perché anche lì ci sono i loro limiti. Però adesso non voglio addentrarmi più di tanto, ragazzi,
perché se per caso non vi interessa, vi sto soltanto allungando i brodi. Quindi ragazzi, io adesso mi fermo qui, poi ditemi se voleste vedere per caso qualche video ogni tanto del genere, sarei ben felice di portarvelo. In caso contrario ragazzi, magari lo riproporrò più avanti. Quindi ragazzi, per questo vlog è tutto, fatemi sapere, mi raccomando, è molto importante soprattutto sotto questo video, cosa ne pensate di quello di cui abbiamo parlato oggi, soprattutto dell'atto tech tra virgolette, perché se per caso fosse mi devo muovere, mi devo attrezzare per fare i video anche di quello. E niente ragazzi, fatemi sapere e ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi saluto con la solita svapata. Ciao ragazzi.